Buonasera a tutti e bentornati al bar del baseball. Gli innesti di Joey Gallo ed Anthony Rizzo negli Yankees è stata forse la mossa più produttiva del mercato appena concluso. Dal 30 luglio, giorno di chiusura del mercato della MLB, i Bronx Bombers hanno messo insieme 7 vittorie e una sconfitta, pur non affrontando squadre di primissimo piano, Miami in trasferta e poi Baltimore e Seattle in casa. È confortante per il roster di Boone aver trovato una continuità di prestazione che potrebbe sparigliare le carte in un girone dove i Rays continuano ad essere avanti a tutti con 66 vittorie e 44 sconfitte, il miglior record dell'American League, e i Red Sox che inseguono a 2 lunghezze e mezzo di distanza. New York ha un ritardo di 5 partite e mezzo da Tampa, divario assolutamente non incolmabile se si considera che manca ancora poco meno di 2 mesi al termine della stagione. Ed occhio anche a Toronto, che con un roster di livello assoluto è dietro di una partita rispetto a New York. I Blue Jays e gli Yankees possono dire la loro anche in chiave wild card, dove nelle prime 4 posizioni, 3 sono occupate proprio da franchigie della East Division di American League. Boston davanti a tutti, poi gli Oakland Athletics ad interrompere il dominio della East, e poi gli Yankees a 1,5 e Toronto a 2,5 dal secondo posto utile occupato dai californiani. A proposito di Oakland, l'innesto di Chafin nel bullpen ha dato solidità ai rilievi pensata durante l'operazione. The Sheriff dallo scorso 28 luglio ha disputato 5 partite lanciando 4,2 inning nei quali non ha subito punti, contribuendo fattivamente a 4 vittorie, con l'unica sconfitta, quella del 31 luglio con gli Angels, di certo non da attribuire al monte di lancio. Nella West Division di American League, il distacco tra Houston e Oakland al momento è di 3 partite a favore dei texani, che però al momento sembrano lievemente appannati, con una striscia di 3 sconfitte consecutive subite, di cui una in trasferta a Los Angeles contro i Dodgers e 2 interne contro i non irresistibili Twins, fanalino di coda di una Central Division sempre più in mano ai White Sox, che sono peraltro reduci dalla vittoria in gara 1 contro i Cubs nella sfida cittadina di Chicago. Il roster di Tony La Russa domina incontrastato il girone con gli Indians, unici in grado di impensierire i Southsiders, che hanno un ritardo di 9,5. Nella National League la notizia più eclatante è la momentanea abdicazione dei Mets, che lasciano la vetta della East Division nelle mani dei Phillies. Philadelphia, dopo aver sweepato i Nationals a Washington in una serie da 4, hanno vinto gara 1 nello scontro diretto contro i Mets in casa, che ha per l'appunto determinato il sorpasso in classifica. Il neoacquisto Kyle Gibson, arrivato dai Rangers, ha regalato la seconda partenza di livello assoluto a Philadelphia su altrettante apparizioni sul monte. E così, nonostante l'assenza di 2 slugger con il maggior numero di fuoricampo di Philadelphia, i Phillies hanno iniziato al meglio la serie, che proseguirà questa notte e la prossima. Al buon momento dei Phillies coincide il pessimo dei Mets, che ha vinto solo 3 partite nelle ultime 10, ed è in evidente crisi di risultati da quando Jacob deGrom è stato messo in lista infortunati. Con le 2 contendenti a distanza di mezza partita una dall'altra, occhio ad Atlanta, che recupera terreno ed ora è solo a meno una vittoria dalla vetta dopo lo sweep inflitto ai Cardinals a St. Louis, a cui è seguita la notte scorsa la vittoria in casa contro i Nationals. Nella West Division continua il dominio dei Giants, che puntellano l'attacco con l'innesto di Chris Bryant. Vince 2-1 la serie interna contro Houston e poi ne vince 3 su 4 contro i Diamondback in Arizona. San Francisco, con 69 vittorie e 41 sconfitte, ha il miglior record della MLB e mantiene i Dodgers a meno 4 e i Padres a meno 7,5. Le 2 franchigie inseguitrici sono comunque rispettivamente prima e seconda nella classifica di wild card di National League, con la terza, i Cincinnati Reds, a meno 2,5 da San Diego. A proposito di Reds, nella Central Division di National League, Cincinnati a meno 7 dai Milwaukee Brewers, primi in un girone dove non sembrano esserci franchigie in grado di contrastarne lo strapotere. Il monte di lancio dei Crew sta aiutando la squadra ad avere prestazioni di livello, leader nel numero di strikeout prodotti, 1.101, e secondi nella media PGL di tutta la MLB, 3.29. I Brewers la notte scorsa hanno fermato la corsa di San Francisco vincendo gara 1 al Miller Park. Per il momento è tutto, ci vediamo la prossima settimana.